Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccoci qua, attendiamo qualche minuto, dopodiché mi presenterò e presenterò la lezione che si farà stasera in diretta. Aspettiamo qualche minuto in modo che tutti possano connettersi. Io intanto mi presento, mi chiamo Federica Bacchetta, sono un'insegnante di danza e di Pilates e la direttrice della scuola di danza Danzami, come vedete dal profilo da cui sto trasmettendo. E questa sera vi propongo una lezione di Pilates. Io sono un'istruttrice di Pilates da 12 anni. Mi sono diplomata alla Federazione Italiana Fitness come insegnante di Pilates Network, base e advanced. Poi insegno anche con i piccoli attrezzi, in particolare con i flow tonic o con gli elastiband e con la softball, sono gli tre attrezzi che di solito io principalmente utilizzo. Sono anche insegnante di Pilates in gravidanza e per il recupero post gravidanza e un insegnante di Pilates Bar, che è l'ultima specializzazione che ho preso. E ringrazio On Dance per l'opportunità che mi ha dato e di poter ospitare queste mie lezioni, e per questa settimana vi proporrò appunto una lezione di Mathwork, che è quella che faremo stasera. Domani avremo la lezione con l'elastiband, con l'elastico, e poi giovedì avremo la lezione di bar. Io credo molto nel metodo Pilates, credo molto nella scuola che mi ha diplomata, nei benefici che il Pilates può dare, in particolare anche ai danzatori, ma non solo. Attendiamo ancora qualche minuto e nel frattempo vi potete organizzare con il tappetino, lo vedete dietro di me, lo posizionate orizzontale, e oggi faremo proprio una lezione di contrology di Pilates, così come è stato codificato da Joseph Pilates. Poi ovviamente non è più il Pilates che si praticava 50 anni fa, ma con gli studi recenti ci sono molti elementi più funzionali. Ok, bene, io direi che sono trascorsi 5 minuti, la diretta poi viene comunque salvata e quindi la troverete nel profilo, eventualmente se vi siete collegati dopo. Esatto, qualcuno me lo sta chiedendo, sì, la lezione viene salvata, adesso le dirette non vengono più salvate, c'è l'IGTV, comunque la trovate poi nel profilo della scuola, così potete eventualmente eseguirla, farmi domande se avete bisogno, o comunque per chi si collega più tardi può poi trovare tutta la lezione. Io direi di iniziare. Ci mettiamo in piedi. Il tappetino lo trovate orizzontale. Per chi non ha mai praticato Pilates, Pilates viene fatto a piedi nudi o eventualmente a piedi scalzi, ma sicuramente non con le scarpe. E vi chiedo di salire sul vostro mat e di spostarci verso il bordo finale del tappetino, perché poi con delle transizioni andremo a stenderci e in questo modo saremo già pronti. Le gambe sono larghe quanto i nostri fianchi, i piedi sono paralleli tra di loro. Appoggiamo bene a terra la base dell'alluce, la base del mignolo, il centro del tallone. Portiamo l'ombelico verso la nostra colonna vertebrale. L'addome si attiva, non si indurisce più di tanto, ma in questa fase si attiva. E ricordiamoci sempre che l'addome rimane attivato per tutto
la durata della lezione. Le braccia sono lungo il corpo, lo sguardo in questo momento non serve che lo abbassiate verso il vostro schermo, mi dovreste riuscire a seguire senza difficoltà, lo prepariamo rivolto verso il nostro orizzonte davanti a noi. In questa fase gli ischi sono semi vicini, quindi non stringete eccessivamente. E iniziando a respirare insieme, liberiamo l'articolazione della spalla disegnando dei cerchi indietro. Una spalla per volta. Ne facciamo ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Mi fermo. Inspiro e porto le braccia sul piano sagittale all'altezza dello sterno, con i pollici verso l'alto. Espiro, le braccia scendono. Immagina di avere il tuo busto bloccato in un'armatura. Non lo muovere. Lo sterno scivola bene tra le costole, inserito nella cassa toracica. I piedi continuano a spingere sul tuo tappetino e il coccige punta al centro dei tuoi talloni. Inspira, fuori l'aria. Te ne chiedo ancora 4. Poi porteremo le braccia sulla verticale del soffitto. Dalla prossima ripetizione si va. Inspira, tieni sempre il busto fermo. Se non riesci ad arrivare fino a su, non importa. I pollici, quando tu sali, guardano indietro. La prossima ripetizione che farai, inspira e poi espirando le braccia scendono dal piano frontale, di nuovo in. Mantieni l'addome compatto, il busto fermo. Questi sono gli ultimi due. Poi eseguiremo il movimento nel senso contrario. Ruota i palmi verso l'alto, inspira, abbassa bene le spalle, fuori l'aria, le braccia scendono, sono forti, muscolarmente attivi, rigide come dei reni. Inspira, spingi i pollici indietro, fuori l'aria scendi. Senti bene le scapole che scivolano sulla tua colonna, sulla tua cassa toracica, la punta delle scapole che scivola sulla tua schiena e vuole arrivare alla tasca dei tuoi pantaloni. Questa è l'ultima ripetizione. Da qua posiziona le mani sulle cosce. Prendi l'aria dal naso. Mentre espiri, fletti le ginocchia e spalanca i glutei, mantenendo le curve fisiologiche della schiena. Inspiro, torno. Di nuovo espiro, fletto le ginocchia, spalanco i glutei, ancora bene i piedi a terra. Mantieni l'addome attivo. Spalanchi i glutei, poi gli ischi si riavvicinano. L'ultima volta. Ottimo. Ci giriamo di profilo e ripetiamo lo stesso movimento. Prendi l'aria dal naso, mentre espiri si flettono le ginocchia. Espira, spalanchi i glutei, tieni l'addome, vedi che le curve della schiena non sono cambiate. Attenzione, per tornare verticalizza il coccige, arrotonda come in cat stretch. Di nuovo, espiro, inspiro, verticalizzo il coccige che punta i talloni e ritorno. Di nuovo. Tieni le spalle basse, lontane dalle orecchie. L'ultima volta. Rimango qua e comincio a basculare il bacino in retro e in antiversione. Ancora 4, 3, l'ultimo. Verticalizza, attiva l'ombelico, ritorna su. Da qua lascia le braccia lungo il corpo, prendi l'aria dal naso. Mentre espiri arrotonda il capo, via via una vertebra dopo l'altra. Scendi fino a che senti di poter tenere il coccige che punta tra i talloni. Quando sei arrivata al tuo limite, inspira, despirando attiva l'ombelico, srotola una vertebra dopo l'altra.
ancora attenzione, inspiro, fuori l'aria, una vertebra dopo l'altra, inspiro, fuori l'aria, srotolo, il coccige è rimasto puntato tra i talloni, quindi non è, quasi nessuno riuscirà a scendere fino a giù, è difficile arrivare fino a giù. Ancora due volte, inspiro, fuori l'aria, l'ombelico si risucchia, le spalle rimangono basse e lontane dalle orecchie, inspira, rimani qua, fuori l'aria, srotola, tieni, attiva. Attenzione alla prossima ripetizione, prendi l'aria, fuori l'aria, rotola, tieni il coccige puntato tra i talloni, senti le scapole sempre chiuse. A questo punto piega le ginocchia e appoggia le mani. Adesso sicuramente il coccige starà puntando dietro. Con tre passi delle mani avanti, ci fermiamo in quadrupedia e manteniamo, qui c'ho il vostro promemoria di stasera, manteniamo i piedi puntati, quindi siamo in appoggio sull'avampiede. Quando siamo in quadrupedia, le mani sono sotto le spalle con le dita delle mani aperte. Spingo bene i polpastrelli a terra. Spingo bene l'avampiede a terra con le cosce perpendicolari al tappetino. Da qua, mantenendo le curve fisiologiche della schiena, il soffio dell'aria spalanca gli ischi e cerca di portare i glutei verso i talloni. Inspiro, torno, non ho mosso nulla, fuori l'aria, gli ischi si spalancano, i glutei si spalancano, gli ischi vorrebbero andare verso i talloni. Fallo ancora due volte. Da qua appoggio il dorso del piede a terra. Immagino di avere un oggetto di cristallo posizionato sulla mia curva lombare e non lo devo far cadere, devo tenerlo lì. Lo sguardo ce l'hai davanti a te alla fine del tuo tappetino. Quindi mantieni il rachide cervicale allineato col resto della colonna. Al prossimo soffio dell'aria, la mano dello schermo si stacca senza muovere niente, la appoggio sulla spalla opposta. Rimango qua e respiro. Lo sapete che quando si fa Pilates, l'addome si svuota completamente dall'aria. Siamo ancora in fase di warm-up. Stiamo facendo un lavoro sul corpo passivo e cerchiamo di portare tutto il respiro verso l'alto. Se io adesso sposto la mano e appoggio il dorso della mano qui sulle mie vertebre dorsali, posso sentire che quando inspiro spingo bene il respiro contro la mano. Spingi il respiro contro la mano. Continua a fare questo lavoro. Percepiscilo, visualizzalo, appoggia la mano destra a terra e senza muovere nulla fai la stessa cosa, incrociando l'avambraccio sul petto e portando la mano lontana dallo schermo sulla spalla vicino allo schermo. Io parlo, ma tu continui a respirare con la respirazione toracica, eh? Spingi forte la mano destra e il ginocchio sinistro, quindi gli arti controlaterali sul tappetino. Poi questa mano si appoggia. Ho sempre tutto fermo e aggiungiamo un passaggino in più. Al prossimo soffio dell'aria stacco la mano dello schermo. E quando so di essere tutta stabile, stacco anche il ginocchio opposto allo schermo e rimango qua. Sotto al ginocchio passa un filo di luce, mantieni sempre le due ginocchia sulla stessa linea. Ricordati di non chiuderle, ma di mantenere il bacino stabile tenendo le gambe larghe quanto i fianchi. Quindi hai i due arti controlaterali che devono spingere bene. Sentirai un'attivazione, una prima attivazione degli obliqui. Al prossimo soffio dell'aria appoggi. Sono sempre stabile, l'ombelico tira verso la colonna. Ora ti chiedo anche di immaginare di avere addosso un paio di pantaloni di una taglia in meno della tua.
zip dei pantaloni, spingendo bene verso l'alto il pavimento pelvico. Richiama la muscolatura genitale, espira, stacca la mano lontana dallo schermo, il ginocchio dello schermo. Questo braccio è bello teso, eh? Spingi bene a terra con i polpastrelli, con la mano bene sotto la spalla. Attenzione, appoggia solo la mano. Questa gamba striscia dietro e vai in appoggio col dorso del piede a terra. Ora, senza muovere niente nel corpo, al soffio dell'aria allunga la gamba, staccala di qualche centimetro, mantenendo il tallone sotto la linea del gluteo. Se tu stacchi la mano opposta e la metti sull'anca dello schermo, dovresti sentire che l'avambraccio è lontano dalla pancia, la pancia si stacca dall'avambraccio e questa mano che sta afferrando l'anca sente che l'anca è ferma, allora avrai il tuo bacino in neutro. Te ne chiedo ancora 4, 3, 2, inspiro, fuori l'aria attorno, sono sempre stabili. Prendi l'aria dal naso, prepara la gamba lontana dallo schermo, appoggio bene il dorso del piede a terra. Inspiro, preparo, fuori l'aria, non pensare a sollevare ma ad allungare, l'alluce è attirato alla parete che c'è dietro di te, il coccige è attirato alla parete che c'è dietro di te, il vertice della testa verso la parete avanti. Stacco la mano dello schermo, stessa cosa, l'addome si stacca dall'avambraccio e sento sotto la mano che l'ingranaggio è tutto stabilizzato. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, rientro, mi chiudo nella foglia per recuperare. Rimanete lì, rimanete lì. Tutto bene? Ditemi se c'è qualcosa. Ottimo. Da qua spingiamo bene i nostri glutei sui talloni e ci giriamo frontali verso il nostro schermo. Rimaniamo sedute sui talloni con le gambe larghe quanto i fianchi. Da qua mettiamo le braccia nella posizione del genio. Attiva bene l'addome e la prossima volta che prendi l'aria dal naso, attento a non alzare il mento, stacca i glutei dal tallone, solleva il bacino e ruotiamo in spine twist. Fuori l'aria, rientro. Se non riesci a rimanere seduto sui talloni o senti che stai spingendo il petto in avanti per salire, rimani direttamente in ginocchio. Inspiro. Espiro. Le tue creste iliache sono come dei fari che mandano un fascio di luce, due fasci di luce paralleli davanti a te verso lo schermo. Le scapole mantienile chiuse. Prendo l'aria. Fuori l'aria. Prendo l'aria. Fuori l'aria. Questi sono gli ultimi due. La prossima volta che fai spine twist non ti sedere, ma rimani qua. Apri le braccia in T position. Da qua, senza cambiare la distanza tra le mani, inspira, fletti la colonna. Fuori l'aria torna. In. S. Porto le mani dietro la nuca, la
nuca si appoggia bene contro le mani, ma cerca di non spingere con le mani la testa in avanti. Mantieni il vertice della testa che cresce e il mento leggermente retratto. Facciamo una combo di questi due movimenti. Inspira, vai in spine twist dall'altra parte, vai nella flessione laterale. Tutto nello stesso modo. Ancora due. In, in, es, l'ultimo. Si va dall'altra parte. Lasciami i fasci di luce, lasciami le creste iliache, lascia il bacino. In. Ci fermiamo, ci sediamo sui talloni. Ci giriamo nuovamente da questa parte, subito in quadrupedia. Prima di iniziare le sequenze vere e proprie, eseguiamo qualche ripetizione di cat stretch. Prendi l'aria dal naso, assorbi il tuo ombelico, crea un arco con la schiena, fuori l'aria, il bacino va in antiversione. Se ti viene naturale stendere la testa, lo fai, dipende dalla tua mobilità. Inspiro, fuori l'aria, come se dallo sterno uscisse un raggio di luce che illumina la parete davanti a te. Inspiro, verticalizza il coccige, fuori l'aria, lo faccio un'ultima volta. Da qua, stacco le mani e porto la gamba dello schermo piegata in avanti. Ho due angoli di 90 gradi, lo vedete? Quindi la simmetria tra il ginocchio e la caviglia. Le braccia sono lungo il corpo con i pollici che stanno guardando in avanti e le dita delle mani bene unite. Da qua, al prossimo soffio dell'aria, spingi il bacino in avanti e porta le braccia verso il soffitto. Inspira, rientra. Espiro. Ti chiedo di cercare di tenere lo stomaco lontano dalla coscia e sempre il dorso del piede dietro appoggiato e soprattutto il tallone in avanti. Se vuoi puoi anche mettere il piede dietro puntato. Attenzione, rimani qua, espira. Ora mentre inspiri vai a flettere la tua colonna verso lo schermo. Espira, torna. Di nuovo. In. Attenzione che avevamo spinto il bacino in avanti, non siamo tornati indietro. L'ultimo. Rientro. Cambio la gamba. Sempre i due angoli di 90 gradi. Vado un po' più fluida adesso, prendo l'aria dal naso. Nella lavoro sullo psoas, cerca sempre di non lasciarti andare, non spangiare, ma di controllare, quasi come se ti fermassi un pochino prima delle tue possibilità. I pollici stanno guardando indietro, ti ricordi la distanza? Non andare piegata sulla coscia. Te ne chiedo ancora due, il prossimo rimani là, espira. Inspira, vado verso il lato dietro di me. In. S. In, es, gli ultimi due, spalle lontane dalle orecchie, scapole chiuse, braccia dietro, mi chiudo un attimo, cerca di portare più che puoi gli ischi verso i tuoi talloni, da qua spingiamo bene gli ischi sui nostri talloni, lasciamo le gambe da una parte, ci mettiamo tutti seduti. I talloni sono poco più avanti delle nostre ginocchia, le gambe sono sempre larghe quanto i fianchi. Siamo seduti sugli ischi, gli ischi sono quelle ossicine sferiche che stanno qua sotto. Se però senti che ti fa male la schiena o non riesci a stare con la colonna completamente dritta, sei così, ti basterà ripiegare il tappetino
vanno sotto agli ischi. Viceversa, si può mettere una softball un pochino sgonfia per chi ce l'ha o anche un cuscino. Ora, posiziona le mani sotto le cosce, mantieni sempre la simmetria anca ginocchio piede con le gambe larghe quanto i tuoi fianchi. Lo sguardo lo puntiamo avanti, il mento è un po' retratto. Spalle basse lontane dalle orecchie e scapole chiuse. Prendi l'aria dal naso. Mentre espiri, porta il bacino in retroversione. Quindi fammi slittare il coccige in avanti, che esce come se vuole uscire dai piedi. Inspira, ritorna. È tutto qua, partiamo lentamente. Poi avremo a disposizione anche altre lezioni e quindi avremo la possibilità di aumentare con la difficoltà e inserire nuove variazioni. È molto importante che tu mi mantenga in questo caso gli alluci attaccati al tappetino. I piedi spingono bene a terra. L'addome si compatta, scompare. Ora, se non ti crea difficoltà, proietta le braccia in avanti, palmi verso il basso, la distanza tra le mani uguale alla larghezza delle tue spalle. Io parlo, ma tu respira, Ma ora, se vuoi, passa dalla retroversione e vai in curva C, se puoi. Inspira, quando torni, non andare col petto contro le cosce, ma cresci, torna col vertice che tira verso l'alto. Si va, ne abbiamo ancora 5. Immagina di avere un cuscino tra le ginocchia. Quanto posso andare indietro? Beh, quanto puoi, risalgo senza staccare i piedi e ritornando bene su. Usa questo esercizio come transizione, tieni sempre un uovo sotto al mento, fermati qua. Ora continua ad ispirare, non cadere, appoggia il tappetino una vertebra dopo l'altra, non cadere, una vertebra dopo l'altra. Ottimo, io entro bene e sistemiamo i talloni sotto le nostre ginocchia. I piedi sono paralleli, i talloni puntano verso gli dischi. Chi fa Pilates lo sa già, ma magari c'è chi non l'ha mai fatto, quindi un pochino mi ripeto. Quando siamo supini appoggiamo a terra il cranio col naso che punta al soffitto, le spalle sono basse, lontane dalle orecchie, tutta la cassa toracica è al tappetino, passa un filo di luce sotto la zona lombare e poi appoggia a terra la zona del sacro. È importante cercare di tenere il bacino sempre in posizione neutra, quindi col filo di luce che passa qua sotto, ok? Eventualmente ci può essere bisogno di un neutro supportato, quindi potresti aver bisogno o di avere un supporto sotto ai glutei oppure sotto la zona cervicale se non avete perfettamente questo assetto. Da qua partiamo con tre movimenti molto semplici che un mio maestro chiama i tre dell'Ave Maria, che sono imprinting, baby bridge e bridge, e servono proprio per lavorare sulla mobilità del bacino. Da qua, tenendo il mento fermo, come se avessi un uovo da tenere in equilibrio sotto, le braccia sono col corpo non attaccate, le spalle belle aperte, abbiamo detto, basse, lontane dalle orecchie, ma le scapole chiuse. Da qua, al prossimo soffio dell'aria, allunga tutta la tua zona lombare sul tappetino, quindi vai in imprint position. Inspira, di nuovo il bacino ruota, torno in posizione neutra, riallineo le curve fisiologiche della mia colonna. Espiro, vado in imprint, inspiro, torno in neutro. L'addome scompare, si appiattisce, perché noi a Pilates abbiamo una respirazione con diaframma toracico, quindi respiriamo qua, se mettiamo le mani sulle costole, sentiamo che in fase di inspirazione le costole si aprono, in fase di espirazione le costole si chiudono, quasi a voler attaccare le ultime costole qua, sull'addome. Metto un po' volgarmente. Fate ancora due. La prossima volta che espiri, passando dall'imprint position, stacca dal bacino una vertebra dopo l'altra sino alle prime costole che incontri, vai in baby bridge. Inspira, rientra una vertebra dopo l'altra e torna in neutro. Espira, passa dall'imprint, vai in baby bridge. Spingi le ginocchia in avanti.
Inspira, scendi e torna in dentro. Di nuovo. Gli ischi sono semi vicini, ma non stringere i glutei che non serve. La prossima volta però, dall'imprint, espira, passa il baby bridge, vai in bridge, sali fino alla punta delle scapole. Attenta, inspira, rimani qua e appiattisci l'addome, non lo protrudere verso l'alto. Fuori l'aria, scendi, sciogliendo bene lo sterno tra le costole, una vertebra dopo l'altra. Una vertebra dopo l'altra, inspira, torna in dentro, espira, passa da imprint, baby bridge, una vertebra dopo l'altra, arrivo alla punta delle scapole, inspiro, le ginocchia le spingo in avanti, il mento è fermo, fuori l'aria, scendi, scendi, resisti, resisti, una vertebra dopo l'altra, imprint, in, torno in neutro, gli ultimi due per sicurezza. Inspiro, torno in neutro, l'ultima volta. Attenzione a mantenere tutto stabile, non dondolare il bacino, non dondolare il bacino. Ottimo. Ora, dal piano frontale, le braccia vanno a posizionarsi a sostegno della nuca. Appoggia bene la nuca sulle mani. Per favore non aprire i gomiti, non li chiudere, ma tienili a metà strada nel tuo campo visivo. Prima abbiamo staccato dal bacino e siamo rimasti con la fino alla punta delle scapole stabili. Adesso facciamo l'inverso. Quindi al soffio dell'aria staccheremo la testa e le spalle e andiamo in crunch. Inspiro, torno. Mentre tu sali in crunch, ti chiedo di salire bene sino alla punta delle scapole. Per noi donne è abbastanza semplice. Più o meno dobbiamo salire sino al calcio del reggiseno. Mentre tu continui a fare questo lavoro, io ti chiedo di attivare il tuo pavimento pelvico e di farlo in imprint. Questo ti dovrebbe anche favorire un pochino la salita. La prossima volta che tu sali in crunch, appiattisci bene l'addome, prima richiami il pavimento pelvico e la gamba dello schermo me la porti in tabletop e poi l'altra. Attenzione, no ginocchio al petto, table top, il ginocchio sopra l'anca, la tibia parallela al tappetino. Ora rimani quassù, prendi aria dal naso mentre espiri, tap down, abbassa. L'alluce è esattamente all'altezza dell'altro alluce, sono ancora in crunch, appiattisco l'addome. Meno 3, meno 2, meno 1, rimango qua, scendo, mantengo qua la gamba. Ora per 6 volte inspira, porta le hamstring stretch, espira, rientra. Sei bene appoggiata sul sacro, porta bene il peso sul sacro, siamo in neutro qua. Il femore è fermo. Fai l'ultima ripetizione, rientra al tappetino, espira, sali in crunch, portami sulla gamba lontana dallo schermo. E da qua l'alluce si abbassa al tappetino, allineato con l'altro alluce. Meno 4, tieni bene crunch, tieni bene su, non cadere proprio adesso. Meno 2, poi la gamba rimane qua, rientro con le spalle là, testa, 6 volte hamstring. Attenzione, lascia la gamba in tabletop, porta su anche l'altra gamba. Ora io vado in crunch, se vuoi puoi venire con me, altrimenti rimani giù. Tap down delle due gambe insieme. Fino a dove scendi? Siamo in neutro qui, eh? Scendi fino a che puoi tenere il neutro. Se non riesci
andare giù, non importa. L'importante è che le gambe non facciano questo. Ok? Non mi strozzare la piega dell'inguine quando ritorni. Puoi farlo anche rimanendo supina. Attiva bene l'addome. Rimani qua con le gambe. Scendono la testa e le spalle. Porta le braccia lungo il corpo. Pesa bene sul sacro. Siamo in neutro con la schiena. Se avrai bisogno puoi schiacciare e andare in incline. Al prossimo soffio dell'aria la gamba dello schermo si allunga. E poi l'altra. Le ginocchia rimangono più o meno sulla stessa linea. Tieni il neutro, attiva l'addome, non inarcare la schiena. La prossima volta sei qua, ti fermi, appoggi l'altra gambetta, questa viene in su. Siamo sempre in neutro. Da qua prendi l'aria dal naso, fuori l'aria, metti il piede a martello, leg down. Inspira, point del piede e torno. Point del piede e torno. Sono in neutro. Sfioro il tappetino, non lo tocco. Inspiro, torno. Attenzione a dove vai. Fermati qua. Lo faccio ancora una volta. Porto la gamba in tabletop. Ruoto le braccia dietro. Prendi l'aria dal naso. Ora mentre espiri sali in cange, afferra la coscia. Inspira, fuori l'aria, rolling up, infilo il nasino. Inspiro, mi allungo, stendo le braccia. Espiro dalla secure, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Quando vai in crunch, la gamba dello schermo torna in tabletop. Inspiro, porto le braccia dietro. Fuori l'aria, vado in crunch, afferro la coscia, prendo l'aria. Fuori l'aria, passa da imprint. Per poter salire, passa dall'imprint. Crunch, imprint, rolling up. Mi fermo qua. Preparo l'altra gamba. La stendo e ripartiamo dai leg down. Da qua, fuori l'aria, point del piede dentro l'aria. Fuori l'aria down, dentro l'aria up col point. Ce l'hai ancora due volte. Poi, fletto. Braccia in retropulsione, abbiamo la prima versione del roll up. Prendo l'aria dal naso, fuori l'aria vai in crunch, afferra la coscia. Inspira, fuori l'aria, dall'inspiro. Bene sugli ischi, passa, resisti, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. Inspira, porta la gamba, le braccia dietro. Vado in crunch, afferro la coscia, fuori l'aria, inspiro, mi allungo, ritorno supina, lascio le braccia qua, ottimo. Da qua la gamba dello schermo la porto in tabletop, l'altra gamba la striscio e va in appoggio sul tallone. Sono in neutro, non ho mosso niente. Ora inspira, stendi questa gamba. E da qua ti chiedo di fare dei one leg circle. Prendi l'aria dal naso, fuori l'aria, vai verso la coscia, inspira, chiudi. Attenzione, mantieni la cassa toracica sul tappetino, mantieni il bacino in neutro, tutto fermo. Se è troppo difficile, la gamba sinistra me la rimetto flessa. Cambia il senso di questi cerchi. E sono 6. Inspiro. Fuori l'aria sono 5.
questo è l'ultimo. Da qua porta il ginocchio al petto e schiacciami tutta la colonna, che schiacciami, allungami sul tappetino, l'altra gamba in appoggio sul tallone, non te ne dimenticare. Da qua appoggio il piedino a terra, striscio la gamba dello schermo, vai in appoggio sull'apice, l'altra rientra, vai in tabletop, tieni bene la simmetria. E da qua andiamo a fare one leg circle, bene la cassa toracica verso lo schermo. Come se avessi un vassoio d'acqua, pieno d'acqua sulla pancia, non ne cade neanche una gocciolina. Cambia il senso del movimento. Sono sempre in neutro. Porto il ginocchio al petto. Sono in imprint, allungo tutta la lombare a terra, non alzare il mento. Portati anche l'altra gamba. Passa le mani sotto le cosce, con un piccolo, chiamiamolo imprint cervicale, abbassamento. Inizia ad attivare un overflow e dei piccoli rondolini. Infila il nasino tra le ginocchia e rimane un attimo. Ancora qualche secondo. Da qua mi riallungo, sono seduta. Allora, prima abbiamo provato a fare i roll up con una gamba sola, abbiamo fatto tutto un lavoro di costruzione dell'articolazione coxofemorale con tutti quegli esercizi di leg down, leg up, i one leg circle eccetera. Adesso proviamo a fare roll up mantenendo tutte e due le gambe flesse al tappetino. Se vedete che non riuscite, è troppo difficile, avete male la schiena, ritornate alla variazione precedente andando ad alternare prima una gamba e poi l'altra. Da qua inspiro, mi preparo, fuori l'aria senza cadere, passa dalla C-curve, fermati in crunch, porta le braccia dietro, inspira, fuori l'aria, vai in crunch e prosegui. Inspira, allunga la colonna. Espiro, una vertebra dopo l'altra, non cado, non cado, non cado, non cado, non cado, tengo il neutro, in. Qua non ti chiudere, mantieni la distanza tra il pube e lo sterno, sei sempre sui tuoi ischi, inspira, verticalizza, fuori l'aria. Se lo stai facendo con una gamba sola, adesso avrai alzato in tabletop. Allungo, striscio una gamba, striscio l'altra. Da qua apriamo le braccia in T-position, i pollici guardano verso l'alto. Siamo sempre sedute su dischi. Prendi l'aria dal naso e ruota il busto verso lo schermo. Fuori l'aria torna, vai dall'altra parte. Non cambiare la distanza che le mani hanno tra di loro. In. In avanti, ruota i palmi, si stanno specchiando tra di loro, come se tenessi tra le mani una piccola sfera. Prendi l'aria dal naso, al soffio dell'aria, arrotonda il basso schiena, vai in curva C. Inspiro, torno. Di nuovo. Sono in appoggio bene sui talloni. Ancora due. E poi creeremo una combo tra i due movimenti che abbiamo appena fatto. Vai in curva C, rimani qua, inspira, ruota il busto verso lo schermo, espiro, torno, inspiro, attivo l'ombelico, il filo mi ritira solo ad alzare il mento, si va di là, inspiro, spine twist, inspiro,
Questo è l'ultimo. Inspiro, fuori l'aria, mi allungo. Allunga bene, metti spazio. Metti spazio, metti spazio. Da qua, testina tra le braccia, allungo, 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 ritorno. I talloni strisciano sul tappetino, quindi sono in appoggio sui talloni. Metto le mani sotto le cosce e ora arrotondo, vado in retroversione col bacino, porto su una gamba dopo l'altra, metto i piedi nel collo. Siamo in balance. Distanza tra il petto e le cosce, la distanza tra il pube e lo sterno, scapole chiuse. Rimaniamo qua per qualche ciclo respiratorio. Non tirare il collo. Da qui inseriremo rolling like a ball. Sei pronto? Si va in. Rulla sulla punta delle scapole. Abbassa lo sguardo sul tuo ombelico, guarda là davanti a te. Inspiro, chiudi i gomiti. Attiva l'addome. Attiva l'addome, fai scomparire l'ombelico. Il core, l'ombelico è l'interruttore della luce che fa muovere tutto quanto. Questo è l'ultimo. Di nuovo infilo la testina tra le ginocchia e rilasso. Vediamo un po' cosa c'è pronto per voi. Ottimo. Da qua incrocia le caviglie, falle passare sotto. Io rientro nello schermo, ma tu non dovresti farlo. Da qua siamo in quadrupedia. Piega bene i gomiti, appoggia a terra, scivola una gamba, scivola l'altra. Ci ritroviamo pronti. Ottimo. Quando siamo proni, le ossa del bacino si incollano al tappetino, ma l'addome rimane risucchiato bene. Attenzione, l'addome rimane bene risucchiato, non spiaggiatevi, ok? Non siamo in spiaggia, anche perché qua in Lombardia ce la sogniamo ancora per un bel po' la spiaggia, mi sa. Allora, da qua apriamo le mani. Cosa succede? Mi siete sparite tutte? Ok, allora, da qui dicevo, mettiamo le braccia nella posizione del candeliere, quindi il gomito allineato con la spalla, le braccia formano un angolo retto, risucchia bene il tuo addome, le gambe sono larghe quanto i fianchi e sono belle tese, prendi l'aria dal naso e stacca il nasino e le spalle dal tappetino, vai nella sfinge, lo sguardo lo lasciamo a terra, fuori l'aria torna, inspiro, espiro, i gomiti stanno trazionando indietro, le scapole rimangono chiuse, sul tuo tappetino, vedi che tutta la colonna è rimasta allineata. La prossima volta rimani qua, inspira, tieni bene l'addome attivo, tieni bene l'addome attivo, perché adesso al soffio dell'aria ti chiedo di liberare la gamba dello schermo, staccarla di qualche centimetro, inspira, torna, e poi l'altra. E scendo per ripartire, in, e si va, lo stomaco si vuole staccare dal tappetino, S, in, se hai male alla schiena, mantieni la contrazione isometrica senza la mobilitazione delle gambe. I gomiti non si sono staccati da terra e continuano a trazionare indietro. Ottimo, mi fermo qua. Tutto bene? Questo è un po' impegnativo, eh? Da qua, seconda variazione dell'esercizio. Prendi l'aria dal naso, tornami di nuovo nella sfinge. Questa volta allunga la gamba, rimani qua e inizia a fare delle piccole oscillazioni up and down.
mano scende la sfinge, vado con l'altra. Appoggio e rientro. Dell'esercizio. Sempre l'angolo retto, non andate qua, si va con tutte e due le gambe, prendo l'aria dal naso e comincio a fare delle piccole oscillazioni. Respira, respira, attiva l'addome. Poi mi fermo, rientro senza spiaggiarmi. Le mani vicino al petto, chiudi i gomiti, punto i piedi. Attiva tutto quello che hai. Passa in quadrupedia. Sistema la posizione in quadrupedia. Da qua, punta di nuovo i piedi. Abbi cura di avere il bacino indietro. Prendi l'aria dal naso, al soffio dell'aria, fai passare un filo d'acqua sotto le ginocchia. Rimani, rimani. Appoggia. Appoggi i piedi chiuditi nella foglia. Abbiamo quasi finito il tempo. In realtà, torniamo in quadrupedia. Puntiamo i piedi. Addome tenuto, bacino indietro. Prendi l'aria dal naso. Mentre espiri, stendi le gambe, vai nell'elefantino. Infila la testina tra le braccia, l'addome è rimasto attivo, i talloni massimamente alti. Inspira, ritorna, fuori l'aria. La prossima volta ti lascio lì. Tieni l'ombelico alla colonna, abbassa le spalle. Cerca di abbassare i talloni senza muovere niente. Se non tocchi il tappetino non importa. Chiudi le scapole, le mani spingono sul tappetino, spingono sul tappetino. Piano piano cammina con i piedi verso le mani, fletti le ginocchia, allunga la zona cervicale attivando l'ombelico srotolo, scapole chiuse, verticalizza il coccige. Ritorna, ci giriamo verso lo schermo, in, mentre io inspiro la mia colonna cresce, le vertebre si distanziano ed è come se creassi una lettera V col vertice che punta al pavimento pelvico, gli ischi sono semivicini. I glutei sono morbidi, non li stringere. Da qua, tuffati nel roll down, gambe tese, prendo l'aria, fuori l'aria srotolo, una vertebra dopo l'altra, l'ombelico alla colonna. Ottimo. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito. Spero di essere stata chiara. La lezione verrà salvata. Domani abbiamo un altro appuntamento con l'Elastiband e poi insomma dovrebbero esserci altre lezioni, quindi andremo un po' poi a creare le altre variazioni e sarà sicuramente sempre meglio. Io vi ringrazio, ringrazio ancora On Dance per l'opportunità e insomma spero di essere stata chiara. Grazie a voi, grazie. Grazie per avermi seguita, è stato veramente un piacere. E insomma, alla prossima, domani 15:30, lezione con l'Elastiband. Tutte le lezioni che io farò per On Dance saranno salvate sul profilo, quindi le potrete poi consultare. Un bacio a tutti e buona serata. Ciao!